Siamo a Como con il Presidente Gelera. Presidente, una serata importante per l'Automobile Club di Como, una serata in cui è l'occasione per ritrovarsi assieme e parlare di sport. Certo che è molto importante, anche perché il rally per l'Automobile Club di Como è la bandiera, per cui la serata è importante e ogni anno la vedo che riesce sempre meglio. Ecco, quest'anno siamo nel, diciamo, a premiare i piloti delle varie specialità. Qual è la sua specialità preferita? Non ne ho una preferita. L'importante è lo sport. Certo. Grazie Presidente, buona serata. A lei. Siamo con Arturo Merzario. Senti Arturo, quando si incontra un personaggio prima di tutto simpatico ma importantissimo nella storia dell'automobilismo, ti vengono in mente mille domande, poi non sai mai come cominciare, quale fare. Però prima di tutto voglio farti gli auguri per la tua carriera, per grazie. I tuoi 50 anni di carriera. Sì, al 14 ottobre di quest'anno taglierò il 50° anno di attività sportiva vera, dove io ho sempre corso, iniziando nel 1962, quel fatidico 14 ottobre, correndo a Monza per la prima volta sulla pista ad alta velocità con una Giulietta Spider veloce. Ne approfitto anche per togliermi una curiosità, sì. Lo sai bene che c'è una, non so se è una leggenda o una verità, la chiarirai. Su che cosa? Sul tuo contratto con un noto marchio di tabacchi, che tu hai firmato per sì. Tutta l'attività e non, cioè, li hai... Ti ah sei... sì, questo è vero, quando ebbi a fare un accordo pubblicitario con la Philip Morris, che utilizzò poi in quel caso lì il marchio Marlboro, come del resto io ero legato anche con la birra Miller e con altri marchi che facente capo alla casa madre di Philip Morris, io non feci un contratto annuale o biennale, ma bensì un contratto sportivo duraturo nel tempo. Cioè, per dire, hai rinunciato alla gallina, all'uovo e alla gallina, ma invece hai preso sia l'uovo che la gallina. Beh, quello dipende dal punto di vista, certo. Io comunque ne sono contento e soddisfatto di come ho gestito, diciamo, il mio accordo pubblicitario. Ecco, senti, non a caso ancora oggi, vedi, c'è Marlboro qua. L'altro giorno eravamo alla Brum, la casa sì. Che fa modelli d'auto, e si parlava di modelli in produzione e tra l'altro abbiamo parlato anche che la Brum ha il modello della Fiat Abarth con cui hai corso la Trento Montebondone. Oh, qui si va dietro qualche decina di anni. L'Università della Salita. Sì, allora i piloti nascevano in Europa soprattutto, prevalentemente con le gare in salita o su strada. In salita non a caso c'erano le gare tipo Cesana Sestriere, la Trento Bondone, a Bozzano Mendola, la Coppa Nevegal, la Coppa Gibilmanna, come si chiama giù in Sicilia, che feci Cefalucci e Gibilmanna, insomma la Colle Ascoli, Colle San Marco, che è diventato noto in questi ultimi mesi per il famoso delitto della ragazza lì. E dopo c'erano le gare su strada tipo il Gran Premio del Mugello, il Gran Premio del Targa Florio, il circuito del Garda, e altre piste che adesso chiaramente non mi vengono in mente, ma comunque sono tantissime. E lì era l'università, diciamo, di noi piloti, perché ci si abituava a imparare a guidare veramente. Esageratamente non c'erano le misure di sicurezza, ma era così per tutti, non come ora che giustamente è necessario dare questa sicurezza ai piloti, però a mio avviso si è quasi troppo esagerato, per cui si è snaturato quello che è il cavaliere del rischio. Ecco, si può fare gioco di parole, cavaliere del rischio. Senti, ma i piloti di oggi come li vedi? Parliamo prima di tutto dei piloti che hai in casa. Ma cosa vuoi, i piloti moderni? E ho già detto poc'anzi, non avendo avuto la scuola su piste pressoché difficili, ostiche, con degli enormi rischi sia per l'incolumità del pilota che per l'automobile in se stessa, quando uno poi faceva l'errore purtroppo andava come andava.
poi strada facendo hanno sempre migliorato e sia la sicurezza dell'automobile, soprattutto eliminando uno dei problemi fondamentali che era il fuoco per noi, spostando e costringendo i costruttori a mettere il serbatoio del carburante, questo è successo dagli anni 90 in poi, solamente ed esclusivamente dietro alle spalle del pilota, mentre ai nostri tempi il serbatoio a benzina sia sulle Sport Prototipo che sulle Formule erano sempre al lato del pilota, per cui la nomea di dire era una bara volante viaggiante. Sì, era vero, hai capito. Senti, il tuo nipotino come va? Ma diciamo che ha iniziato coi kart, adesso sta facendo il campionato Easy 60 CC e poi vedremo strada facendo se avrà la stoffa, se avrà le capacità, perché sai, da ragazzi ormai adesso tutti vanno bene, vanno forte, perché i mezzi meccanici sono così perfetti che non è molto difficile portarli al limite, poi bisogna vedere strada facendo. Ecco, senti, Carlo Abarth com'era? Ma sai, allora i personaggi come Enzo Ferrari, Carlo Abarth, Ferdi Porsche, Colin Chapman della Lotus, Jim Hall della Chaparral, adesso io ho citato dei nomi più o meno importanti senza offendere gli altri che non ho citato, ma altrimenti si sarebbe un elenco lungo da qua al lago. Erano persone dove veramente loro ti davano la fiducia, che ti ingaggiavano per correre, per cui venivi ingaggiato a spese loro, non come negli ultimi 20 anni che arrivano alle corse solo le persone che hanno la valigia carica di denaro, che poi sia loro il denaro o della nonna o del nonno o dello sponsor, ma comunque devi portare ancora oggi sempre del denaro per poter correre, e dopo quando uno magari riesce a emergere comincia a portare a casa lo stipendio. Allora invece non esisteva questo, le case o le scuderie ingaggiavano quei piloti che loro reputavano all'altezza della situazione e ti davano massima fiducia, però dal momento che tu divenivi, si può dire tra virgolette, un dipendente della casa, dovevi attenerti scrupolosamente alle loro direttive e qualora tu uscivi dalla riga restavi subito senza lavoro. Ecco, senti, per chiudere una piccola Amarcord, pochi sanno e qualcuno si ricorda che tu in Formula 1 hai corso anche con un Merzario. Sì, diciamo che il team Merzario con la costruzione delle macchine da corsa Formula 1 è un argomento che preferirei non rammentare, perché mi porta a dei dispiaceri, perché purtroppo io ho scelto il periodo più sbagliato, dove senza una quantità sufficiente di quattrini diciamo il nostro programma è naufragato in automatico, però mi ha dato le soddisfazioni nel realizzare e costruire i modelli di Formula 2 degli sport nazionali. Ecco, vogliamo chiudere con gli auguri. Che auguri offresti a un ragazzo che inizia a correre oggi? Ma più che auguri, perché se magari se la prende male l'augurio, perché io porta non, male. No, beh, io non sono superstizioso, nemmeno io. Niente. A dimostrazione di questo, i miei migliori contratti li ho fatti di venerdì 17, la mia licenza della FIA porta il numero 0017A, per cui questo lo dice lunga. Adesso credo che siamo oltre i 50.000 come numeri, per cui vedi che sono abbastanza anziano e vecchio delle corse. E l'unica cosa che mi sento di suggerire ai ragazzi, se veramente hanno la passione, devono avere la capacità di proseguire, di ingoiare eventualmente quei rospi amari che tutti hanno ingoiato a suo tempo, che poi arriveranno i giorni migliori. Siamo con il delegato regionale. Senti, Bruno Longoni, vogliamo rivolgere un saluto a tutti gli appassionati dello sport automobilistico e in particolare, visto che siamo ospiti dell'ACI Como, quelli dell'ACI Como? Indubbiamente io voglio ringraziare l'ACI, perché come tutti gli anni anche quest'anno mi hanno invitato a questa premiazione e indubbiamente è una premiazione di grande valore, perché l'automobile di Como si è sempre distinto in queste premiazioni e ci ha sempre tenuto in modo particolare allo sport automobilistico, e come al solito ha invitato molte personalità sia del mondo sportivo che del mondo cittadino. Ecco, senti, fra i vari piloti italiani che ci sono in questo momento, diciamo subito, per esempio nei rally nel mondiale esiste solo praticamente un pilota, anzi un navigatore.
nella Formula 1 non siamo messi molto bene. Secondo te come siamo, questo cosa è dovuto? Una crisi, chiamiamola, di mercato o qualcosa di più profondo? Beh, direi che forse i piloti potremmo anche averli. In Formula 1 quest'anno non c'è nessuno, non c'è neanche un italiano. Stiamo cercando di fare un vivaio di giovani che fanno le loro prove nel Ferrari Academy, però ci vorranno degli anni di preparazione e soprattutto oggi per correre in Formula 1 ci vuole molti soldi. Non si parte così, si parte con un cachet molto importante, se no non ci arrivi. Senti Gigi Bigatti, una cosa l'abbiamo appurata, che non abbiamo dei grandi piloti, ma come siamo messi invece col personale che sta dall'altra parte, ufficiali di gara, verificatori tecnici e sportivi? Ma direi che la preparazione professionale è migliorata molto. Ha bisogno comunque di essere sempre più istruita e tutto, però siamo a buon punto. Infatti registriamo pochi reclami nei confronti dei... Oggi sono ritornati a considerare gli ufficiali di gara come una volta li chiamavamo gli angeli del percorso. Ti ricordi i nostri tempi? Arrivavano i piloti e dice: ci sono gli angeli, sì, ci sono lunghi percorsi. Ecco, gli ufficiali di gara... Adesso che non sono più apprendisti ma stanno diventando professionisti per passione, hanno migliorato tutta la categoria e io spero che man mano che passa il tempo migliorino anche gli ultimi arrivati, i giovani. Allora, Kevin Girardoni, prima di tutto ben trovato a questa premiazione dell'Automobile Club di Como. La prima domanda d'obbligo: come sta andando la stagione? Innanzitutto vorrei ringraziare la Cicomo per la fantastica serata e voi tutti qui presenti. La stagione sta andando alla grande, quest'anno parteciperò a due campionati, l'italiano di Formula Renault 2000, ho già avuto il primo round a Monza domenica 25 marzo, sono leader della classifica assoluta con già 18 punti di vantaggio, ho fatto un primo e un secondo posto nelle due gare, pensando sicuramente in ottica campionato. L'altro campionato a cui parteciperò è l'Eurocup Megane Trophy con il team campione in carica europeo Oregon Team. Ho appena finito gli ultimi test collettivi, sono già attaccato alla vetta, ho finito col quarto tempo assoluto. Su 20 partecipanti sono tutti più grandi di me, con molta più esperienza. E vediamo di continuare con questo passo perché sento proprio che quest'anno è l'anno giusto. Qual è l'importanza per un ragazzo che diciamo, entra in un ambito europeo, che può essere internazionale, che può essere anche il, come dire, trampolino di lancio, ma qual è la cosa più importante che devi affrontare nel confronto con i vari concorrenti che magari arrivano anche da altre parti? Cosa che a molti giovani piloti italiani purtroppo manca, questa esperienza, diciamo, sovranazionale. Sì, esatto, purtroppo la pattuglia italiana presente in campo internazionale non è caratterizzata da un grande numero. Io lo sto cercando di farlo da anni, quest'anno mi sono inserito in un contesto veramente importante, sicuramente dovrò pagare l'esperienza di avversari molto più grandi di me e con molti più chilometri alle spalle. La voglia di imparare non manca, perché quello è importante, non si smette mai di imparare, e soprattutto non manca la voglia di vincere, che credo sia l'ingrediente principale per diventare campioni e ottenere un ruolo da protagonista nel motorsport. Posso dirti un grande in bocca al lupo e speriamo di rivederti l'anno venturo con tanti allori nel tuo carnet. Crepi il lupo, grazie, speriamo, perché qui sono importanti 12 risultati utili, speriamo di diventare campione sociale a Cicomo 2012 con 12 vittorie. Paolo Brenna, delegato provinciale di Como. Senti, una serata importante, la serata in cui si premiano i tuoi campioni, i campioni di Como. Cosa soprattutto ha colpito in questa serata? La grande passione, penso, e la grande sportività di tutti, l'impegno che ci mettono a primeggiare sui vari campi di gara e nelle varie specialità. Sì, l'impegno che ci mettono tutti i nostri soci sportivi. Poi ci sono quelli che eccellono, che sono quelli che per passione anche mia mi fa piacere vedere quando eccellono e sono bravi, per passione e per sportività. Ecco, senti, la disciplina che preferisci? È il rally.
in rally, anche se frequento le auto storiche per altri motivi, ma la mia passione sono i rally puri moderni. E parlando di rally, Rally di Como, puoi anticiparci un qualcosa? No, a Rally di Como abbiamo fatto delle modifiche quest'anno, le prove sono sempre quelle. Abbiamo modificato il giro, diciamo, del rally, però è già tutto pronto, aspettiamo solo le classifiche e che finisca la gara e basta. Ma ha sentito voci di prove in notturna, è vero? Beh, una delle prove andrà a finire al buio, quella è al venerdì sera, sì. Come ai vecchi tempi? Sì, ma diciamo che si parla di una prova che finirà verso le 8 di sera, ma perché in quel periodo lì, purtroppo il 17 di novembre, ci aspettiamo che sia buio e allora la chiamiamo pure in notturna, ecco. Siamo col campione sociale dell'ACI Como 2011, Trentini Alessandro. Alle nostre spalle c'è una bella coppa, una bottiglia di champagne da stappare e un mitico 128. Sembra doveroso la bottiglia di champagne quest'anno perché è stato un anno lungo e difficile, ma pieno di soddisfazioni. Abbiamo vinto il Challenger pilote salite autostoriche col 128, siamo stati 8 volte primi di classe, una volta secondi, due volte terzi e un ritiro solo, per cui è stata una stagione perfetta. Ecco, una stagione perfetta con una macchina perfetta, però si diceva prima nell'intervista che c'è una persona da ricordare. Sì, Dario Cavallotto in arte Pegaso, che è scomparso sabato, che è il nostro preparatore ufficiale, purtroppo è mancato sabato e senz'altro una grave perdita per il mondo motoristico, soprattutto delle auto storiche. Ecco, questo 128 gruppo 2, una macchina che ha già parecchi anni sulle ruote, diciamo, quali problemi dà gareggiare con questo tipo di macchine? Ma diciamo che senz'altro è una macchina difficile da mettere a punto e da trovare la preparazione giusta, eccetera. Noi ci stiamo lavorando ormai da 3 anni su questa macchina. Nel 2011 abbiamo trovato tutti i compromessi giusti e soprattutto l'affiatamento di guida, pilota e macchina. È una macchina estremamente divertente, abbiamo un 140 cavalli, per cui è una macchina anche impegnativa da utilizzare. Che comunque nel turismo competizione 1003 è sempre stata un po' la classe regina della salita, per cui ci ha dato molte soddisfazioni.